La gente crede di sapere come siamo fatti. Quando si parla di noi, ognuno ha una sua piccola, ridicola idea di chi siamo e cosa proviamo. Sensibili, delicati, creativi, un po' promiscui magari, a volte isterici. Ma nessuno ha mai capito la verità, che siamo incazzati. È questo che ci unisce. Quando ci incontriamo, vediamo questo nei nostri occhi, nei nostri corpi, per prima cosa. La rabbia. Chi l'ha detto che non possiamo fare male? Dove sta scritto? Anche noi abbiamo le gambe per tirare i calci e le mani per darti un pugno. Anche a noi il sangue ci scorre nelle vene. Questo serve, nient'altro. Ah no, un'altra cosa. Un passato di merda, il bisogno fisico di vendicarci. Per questo l'abbiamo fatto. Abbiamo deciso di passare dalla parte del torto, perché dalla parte della ragione c'era puzza di Al mio fidanzato non ho raccontato niente. Gli ho detto che ci incontriamo per fare politica. Ci ha creduto. Se sapesse la verità mi lascerebbe. La verità è che io non voglio farlo solo per cambiare le cose, ma perché ho voglia di farlo. Andare a prendere quegli omofobi di merda e pestarli. Pestarli per sempre, uno a uno. E poi tornare di notte a casa, mettermi nel letto e abbracciare il mio fidanzato, che dorme beato. A volte volevamo lasciar perdere. Sembrava tutto inutile e forse un po' stupido. Ma anche il tempo dell'indulgenza è scaduto. L'altro giorno sono tornata a casa, con le mani scorticate, le braccia e le gambe piene di lividi. Stanca. Ma non come prima. Stanca come quando si è finito di fare un lavoro. Mi sono sentita bene, come se la mia vita avesse uno scopo. Ho fatto un respiro grande, enorme. Mi sono detta, dobbiamo fare di più, sempre di più, fin quando non ci sarà più niente da distruggere. Solo allora sarà davvero finita.